C'era molta attesa per l'arrivo a Roma della delegazione venezuelana, anche perché il governo italiano ha mostrato tutte le sue divisioni interne con la decisione di bloccare una dichiarazione europea su Guaidó, con i 5 Stelle contrari a quella che ritengono un'ingerenza, mentre Salvini appoggia l'opposizione anti-Maduro. Subito dopo gli incontri abbiamo contattato il capo delegazione, Antonio Ledesma e Rodrigo Diamanti. Il governo d'Italia maggioritariamente respalda la lucha del popolo venezuelano. Non abbiamo nessun dubbio sul fatto che la maggioranza del popolo italiano appoggi la lotta del popolo venezuelano e ci aspettiamo che i rappresentanti del governo e i leader che sono nel Parlamento italiano prendano atto di questa solidarietà del popolo italiano con il nostro paese. Quando i parlamentari devono decidere tra difendere una narcodittatura o solidarizzare con chi rappresenta i valori e i principi della solidarietà e della democrazia, non si può avere alcun dubbio, ha detto Ledesma, e al suo appello si aggiunge quello di Diamanti. Essere neutrale in questo momento, quando più abbiamo bisogno dell'Italia, è proprio un crimine. Non si può fare questo. Noi, i venezuelani, abbiamo aperto le porte a tutti gli italiani negli anni 50 e abbiamo avuto 20 anni di lotta contro questa dittatura, quando finalmente siamo più vicini che mai per arrivare alla nostra libertà. Proprio l'Italia ci dà la schiena. Noi non possiamo aspettare ad arrivare a delle elezioni per fare arrivare dopo l'aiuto umanitario. L'aiuto umanitario dovrebbe arrivare oggi, perché c'è la gente che muore di fame, muore per mancanza delle medicine. Allora in questo anche abbiamo bisogno di tutto l'appoggio internazionale e noi stiamo vedendo la maniera per farli arrivare il più prima sia possibile. Nei giorni scorsi l'esercito aveva bloccato i principali valichi impedendo l'accesso dagli aiuti inviati dagli Stati Uniti. Secondo il governo Fedele Maduro, il Venezuela non ha bisogno di aiuti internazionali e si tratterebbe di propaganda sovversiva. E proprio mentre la delegazione venezuelana si trovava a Roma, in Venezuela veniva lanciata l'inchiesta sui beni di Guaidó. Il presidente della Corte dei Conti ha annunciato in televisione che il presidente autoproclamato è accusato di aver nascosto parte dei propri beni e di aver ricevuto denaro dall'estero senza un fondato motivo. Poche ore prima Nicolás Maduro aveva visitato una base militare durante un'esercitazione. In forma massiva, más de 5.000 milicianos. Tiene un combattente en ser mejor que el enemigo invasor. La técnica individual que se emplea.